Parola con Gisotti, che è un giornalista e fa parte di FIMA, Federazione Italiana Medie Ambientali, docente a Tor Vergata di comunicazione scientifica. Due parole anche per presentare Marco Gisotti. Oltre a partecipare a numerose pubblicazioni sul tema della green economy e delle professioni verdi, è fra gli autori del rapporto annuale Green Italy della Union Camere e Fondazione Simbola. È docente, come ho già detto, presso l'Università Tor Vergata di Roma, nel corso Teorie e Linguaggi della Comunicazione Scientifica, è membro dell'Ufficio di Presidenza della Federazione Italiana dei Media Ambientali, con delega alla formazione. È un esperto di Green Jobs, e questa è una cosa credo che sia assolutamente fondamentale, perché se vogliamo fare un Green New Deal dobbiamo anche fare dei lavori verdi e declinare ovviamente il lavoro in questa direzione. Una cosa ultima appena accaduta nelle ultime settimane, Marco Gisotti è stato chiamato dal gabinetto del Ministero dell'Ambiente a gestire la comunicazione istituzionale. Grazie Serena. Beh, vi parlerò di Green Jobs. Sono 15 anni che me ne occupo in maniera, poi sono un giornalista di formazione, come diceva qualcuno, ben più importante di me è sempre meglio che lavorare, anche se poi fare il giornalista di questi tempi, farlo bene è una cosa molto difficile, con giornalisti che vengono pagati 7 euro per scrivere un pezzo a 7 euro significa che non verifico le fonti, se scrivo una sciocchezza che mi frega io ho un quarto d'ora, 20 minuti per scriverlo, quello che esce, anche se dico castronerie sull'ambiente, anche se dico castronerie su qualunque cosa che mi venga in mente, per cui capite che fare il giornalista in realtà è una cosa dura. Come FIMA, la Federazione Italiana Medie Ambientali, su questo lavoriamo anche tanto sulla formazione, perché poi il nodo del lavoro, ripeto, io ho cominciato a occuparmene 15 anni fa, eravamo una cooperativa di giornalisti, abbiamo creato un giornale che si chiamava Ecolavoro e andavamo a vedere se esistevano professioni verdi. All'epoca l'espressione Green Jobs non era stata neanche coniata, divenne di successo nel 2008, se vi ricordate, fu proprio Obama il discorso quale arrivò alla Casa Bianca, parlò di professioni per verdi, per un nuovo mondo del lavoro, e addirittura divenne di successo in quel periodo proprio l'espressione Green New Deal. Siamo riusciti a farlo questo Green New Deal? C'è? Non c'è? Beh, io vi dico alcune cose che riguardano il mondo delle professioni verdi, che forse risponde dicendo in qualche maniera qualcosa sta accadendo, forse non è un patto nel senso cosciente del termine fra politica e impresa, fra cittadini e istituzioni, però qualcosa di concreto accade. Io vi do dei numeri, tanto per capire, io, ripeto, lavoro su questo da molto tempo, in particolare proprio come consulente di Union Camere, che è l'Unione delle Camere di Commercio. Esiste uno strumento sconosciuto ai più, anche se sulla rete, che si chiama Sistema Informativo Excelsior ed è la più grande banca dati sul mercato del lavoro che sia stata realizzata in Italia e probabilmente in Europa, con rilevazioni mensili sul tessuto delle imprese italiane, attraverso il quale si riesce a capire quanto è verde un'impresa italiana. Capire quanto è verde un'impresa italiana non è che gli chiedi che cosa fai, ma gli chiedi cosa fai e come lo fai, perché capite che non soltanto la propensione alla produzione, non solo il prodotto deve essere green o avere essere utile per l'ambiente, ma il processo. E beh, si scopre che ormai un'impresa su quattro in Italia, una su quattro, è dentro questo processo. Scopriamo che più del 60%, quasi il 70% delle start-up italiane sono imprese che hanno un'altissima propensione verso l'ambiente, cioè con un'attenzione dei processi, dei luoghi di lavoro e così via. Beh, all'interno di questo ci sono altri elementi che semplificano, cioè sono le imprese che fanno maggiore fatturato, che esportano di più, che offrono posti di lavoro più duraturi. Ma c'è un'altra cosa che, come dire, col sistema camerale misuriamo da pochi anni, ed è il meccanismo delle competenze. Le competenze sono quelle cose che noi dobbiamo saper fare sul posto di lavoro. Ci sono le competenze, quelle leggere, le soft skill, chi parla bene li chiama così, che vuol dire l'adattabilità al posto di lavoro, il saper lavorare in gruppo, il problem solving. Poi ci sono le competenze, quelle un pochino più pesanti, sebbene generiche, non quelle specifiche, importanti, come il saper usare i computer, parlare lingue straniere, parlare persino l'italiano. Beh, dal 2017 si misura anche la propensione, la competenza green, che in particolare si applica in due aspetti. Uno,
sul tema dell'efficienza energetica e l'altro sui processi di sostenibilità d'impresa. Beh, la cosa che sorprende è che oggi per le imprese italiane questa propensione al green è più importante delle competenze digitali, è più importante di sapere l'inglese, è più importante di sapere l'italiano. Questo senza dare giudizi, ma vi dico un numero in più. L'anno scorso, nel 2018, di tutti i posti di lavoro che venivano cercati sul mercato del lavoro, il 78,8%, quasi l'80%, questa competenza green era considerata importante o molto importante, ovvero 3 milioni e 600 mila posti di lavoro che erano ricercati attivamente sul mercato del lavoro richiedevano una competenza green, forte. Da cosa dipende questo? Ce lo siamo chiesti? È vero che negli ultimi anni, per esempio, tutti i meccanismi ecobonus, certificati bianchi per le imprese sono diventati importanti. Il costo dell'energia è stato un motivo che ha costretto, anche se magari, come dire, non me ne frega niente dei boschi, detesto Greta, però comunque devo fare i conti. Se posso ridurre l'energia, se posso migliorare i miei processi produttivi, ho, come dire, un doppio risultato. Ma c'è un'altra cosa, e questo lo dico su un'esperienza sul campo, io lavoro tantissimo anche con Enea, in questi giorni stiamo girando l'Italia con Enea per andare dentro imprese, istituzioni, un po' quello che vi ha raccontato il sindaco di Latina accade in tanti luoghi. Beh, ci sono imprese che hanno ottenuto risultati, come dire, importanti in termini di efficienza energetica, tagli del 30 del 40%, rimodellando non le tecnologie, ma il metodo di lavoro, i processi lavorativi, quella che Richard Thaler, premio Nobel per l'economia 2 anni fa per l'economia comportamentale, semplicemente riorganizzando le abitudini delle persone, insegnandogli a fare meglio il loro lavoro. Io anni fa chiesi a un bioarchitetto, chi meglio di un architetto potrebbe dirlo, cos'era un bioarchitetto? E lui mi guarda un po' così e mi fa, beh, è un architetto bravo. Allora, se ci pensate, è esattamente questo, è una propensione del migliorare la qualità di quello che facciamo. È vero che servono competenze, è vero che dentro il mercato appunto, del lavoro servono competenze specifiche e specializzazioni, ma per i giovani queste sono grandi occasioni, su questo non solo io, altri ci lavoriamo. E mi piace pensarlo anche, fra il 13 novembre ricorrono i 45 anni della morte di Karen Silkwood. Karen Silkwood, qualcuno ricorderà il film famoso con Meryl Streep, era una sindacalista americana che lavorava in una fabbrica di combustibili nucleari, denunciò le scarse condizioni di lavoro, la pericolosità di combustibile che usciva dalla fabbrica già, come dire, non buono, fu uccisa sull'autostrada mentre andava da un giornalista, che poi era il giornalista che aveva svelato la corruzione della polizia americana, quello del caso Serpico, lo ricordate Serpico, ecco, fu uccisa. Allora, forse da quei 45 anni fa di allora, forse alcune cose sono cambiate, è vero che abbiamo l'ILVA, è vero che molti conflitti sono ancora in corso, però quando parliamo di questo patto, incosciente forse, come dire, sottaciuto, ma di fatto è, accade perché qualcosa, le Greta non nascono dal nulla, accadono perché la società, l'economia, le varie organizzazioni stanno cambiando, probabilmente occorre trasferire in una maniera cosciente tutto ciò alle istituzioni. Con questo concludo, sarebbe tanto da dire, ma siamo tanti a dirlo. Grazie.